amici, buongiorno. Sono Tortello che fa cose e oggi facciamo cose. Siamo oggi a George Street Arcade, che è il centro commerciale più antico di tutta la città. Dublino è una città con una grandissima multiculturalità. E di conseguenza ci sono un sacco di negozi che vendono cibo tipico di ogni dove. E se voi pensavate che questo Dublino fosse casuale, sbagliavate. Perché oggi inizia un nuovo format. In questo format andremo ad acquistare 10 prodotti tipici di un qualsiasi mercato, in questo caso un mercato asiatico. Verranno acquistati 5 prodotti da me, 5 prodotti da lei, senza regole. L'unica regola è c'è da assaggiarli tutti. Questo lo vedrete in un prossimo video, il video che uscirà settimana prossima, quindi iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Andiamo oggi alla scoperta di Asia Market. Che la sfida abbia inizio. No? Oh. Io non so se voglio farlo. Iniziamo con voi non vorreste dei fonzi, non fonzi. Dei flonzi! I marron glacé cinesi. Cos'è? Season squid. Hot chili. Sono delle patatine al pesce. Ci sta? Però se sono veramente pochi. Su. Cosa? Ma assaggiamo questi bao che sono terribili. Quelli? Sì. Vai! Dunque, riguardo i noodles, qua ce ne sono giusto un paio. Dato, abbiamo fatto un bellissimo video sui noodles, se non l'avete ancora visto ve lo lascio qua, andate a vederlo, sì. Adesso andiamo a cercare qualcosa di tremendo, noi glielo facciamo vedere a questi. Fraton anche. Fanta. E poi ho preso questo che non so cosa sia, non lo voglio sapere, però c'è scritto classica al fondo qui. Lo scoprire. Cos'hai visto? Non lo so. Su candele. Prendo questo che è un mix. Vai. Fatto davvero. Ok. Voglio vedere la tua faccia a questo. Prendiamone? Due. Sì, ma da assaggiare adesso il volo, no? Mm-hmm. Sì. Non si sì, guarda, la zia. Quale vuoi? C'è il lici, c'è il melone, yuzu, rabbino. Due mochi, 0 euro. No, scherzo, 5 euro non è. Non ho mai mangiato un mochi in tutta la mia vita. Quali abbiamo preso? Sesamo e pesca. Che il sesamo l'hai preso? Io non so perché mi sono fatta convincere. Buono. Cosa sa? Di sesamo. È strano perché tu lo mangi e tipo ti sembra di mangiare un involtino freddo. Non dire. E lì dal frigo ti trovo un giorno. Poi appena lo mastichi c'è questo boom di sapore di crema di sesamo. Però a vedere dentro. Sta pieno, non me l'aspettavo. Ah, ma all'interno c'è una sorpresa, c'è della crema. Sembra di toccare. Sembra quando vi rasate le e vi toccate, è liscio uguale, strabello. È vero?
Ma buono, c'è un po' di castagno. Ha provato. Questo è la pesca. Ah, pesca. Sempre quella sensazione un po' di... Sono di mordere l'estate alla pesca. È buono, ma ne mangi uno. È strano. E la consistenza che è stranissima. Non hai visto ancora niente, vedrai. Quando nel video di settimana prossima assaggerai tutte le cose che... Dai, ci vediamo settimana prossima, mi raccomando. Assaggiamo tutte queste cose. Allora, visto che la roba che abbiamo preso non bastava, abbiamo preso anche questi amaretti, sembrano amaretti cinesi, e poi del durian secco che non ho mai assaggiato, ma dicono essere, alcuni dicono che è strabuono, altri dicono che è orrendo. Scopriamo.